L'altro anno con la mia ditta ho fatto sui 1500 gite, quest'anno ne ho fatti 40. Siamo stati al MIT, le richieste sono sempre le stesse, per mantenere a galla le nostre aziende, che non lavoriamo veramente da novembre 2019, perché la stagione del turismo è questa. Qua ci serve liquidità, immediata, non possiamo più stare così ad aspettare promesse, macchine ferme. Bus che comunque fermi si rompono, gli autisti che stanno scappando tutti via perché con la cassa non che fai che travalenti no, almeno nel si migliorerebbe la vita dei cittadini, certo, che almeno potrebbero prendere i mezzi, esatto, senza, bravo, contagiarsi. E le aziende lavorare. E lo Stato risparmia. Lavora e non paghi la cassa integrazione, esatto. Quindi esatto, è un meccanismo classico. Adesso chiederemo anche noi un incontro a De Micheli e bisogna che questo problema qua... Ma più che altro volete capire la mancata la valutazione di impatto economico del provvedimento, perché alla fine a cascata, infatti, ci sono i danni indiretti su attività che non sono contemplate ma sono danneggiate. Cioè il danno è certo. Noi presentiamo gli emendamenti e vi teniamo informati. C'è poco da fare. Un applauso a chi ci sostiene.